camerini al cancello del Cinabro, giustamente volevamo fare una domanda ad Alberto, anche se Giulio Allerino ha fatto una bellissima intervista su Radio Nostalgia, la tengo anche stamane, e volevamo chiedere un po' il tuo legame anche su Giro, no? Come ti lega, diciamo, la tua carriera, tu sei brasiliano, trapiantato in Milano, sei un cantautore milanese, tutti ti abbinano un po' a ormai questa elettronica, no? Che trapiantasti negli anni Ottanta, nella rudimentalità, no, dei mezzi che erano allora, io conosco, avevamo già lavorato insieme, però anche su Genova, perché parlando con te, tu mi dicevi, io venivo a ascoltare, no? Addirittura facendo anche dei nomi, che vengono sempre a suonare con i musicisti, Marco Zucchetti, cioè Camerini. Marco Zucchetti? Camerini veniva ad ascoltare, è vero? Beh, chitarrista che svizzava. No, perché lui era della Bla Bla Records, che era di Sassi, lo stesso che poi ha fondato la Cramps. E nella Bla Bla Records c'era questo gruppo con Osage Tribe, che Osage Tribe. Marco Zucchetto, Franco Battiato e il bassista Bob Calero. Prima ancora suonava le Capsicum Red, lui non suonava le Capsicum Red. Qua siamo, andiamo indietro. Beh, comunque era un grandissimo chitarrista, cioè in quel periodo lì c'è Festival Pop, era considerato un mito, Marco, era molto, molto vivace. Ma non ho mai suonato quando era molto bravo, mi hanno detto che era anche molto, molto coraggioso con le sue scelte personali, faceva un po' di tutti i colori. Poi dopo adesso invecchiando, se ancora vivo vuol dire che si è regolarizzato. Ha suonato due settimane fa qua, con i Gleeman. Sì, lo seguo, so che suona anche con le tastiere, suona che ha uno stile molto chitarristico, molto... Adesso si riuniranno sempre qua con la Nuova Idea. Lui suonava la Nuova Idea, diceva, no? Ricky l'ha sostituito. Sinceramente, Ricky, io conosco, mi sembra che Ricky ha sostituito poi Marco Zucchetto. Poi addirittura ha fatto anche una riunione con i Garibaldi. Ma lui non suonava i Garibaldi. No, diceva Bambi Fossati. Bambi Fossati. Bambi Fossati, sì, sì. Però ha fatto una riunione a Teatro Verdi. Che bella. Sì, sì, sì. Il prog italiano era una musica molto complessa, no? Molto impegnata. La canzoncina battistiana, che Battisti però scrive delle gran belle canzoni, o quelle da De Gregori, che hanno dei gran bei testi, musicalmente molto scarne, così, molto essenziali, loro facevano delle composizioni sinfoniche, orchestrate, usavano la rock and roll band come un'orchestra sinfonica, i sintetizzatori, uno stile molto complesso. Io come cantante e non come parte di un gruppo, loro erano molto strumentali, la PFM, io invece andavo più sulla voce, sulla vocalità. Però e sulle chitarrista. Sì, era un bravo chitarrista, sì, ma non esageriamo, cioè un bel tocco. Anche Keith Richards è un bravo chitarrista, ma non lo puoi paragonare a Pat Metheny, o a John Scofield. Dire che sono un grande chitarrista è un po' un grande complimento che mi fai, perché... No, ma no, dico, Camerini cioè, si conosce come chitarrista, nel senso le collaborazioni con... No, io dico agli esordi. Sì, ecco, è vero, certo, ho fatto la chitarra, ho cominciato come chitarrista in Sala Decisione e poi da lì poi sono fatto quel disco solo e ho cominciato la mia carriera da solista, ma ho suonato con Patti Pravo la chitarra, ero chitarrista di Patti Pravo, qua sbattuto fuori. Ha preso Ricky Belloni, c'è la storia. Anche lui settimana scorsa. Gemello di Ricky al basso, Gigi, Flaviano Cuffo nella batteria, Roberto Colombo, marito di Antonella Ruggero nelle tastiere. E a me mi ha sbattuto fuori, ha preso Ricky. Abbiamo fatto la tournée in Spagna e poi loro, non so come, è da lì che ho cominciato a cantare, ho detto basta, non faccio più il tour all'orchestrale, gli faccio le mie canzoni, vado in giro a fare il mio spettacolo con la mia chitarra acustica e poi c'è anche ho costruito le mie canzoni. E beh, però è stata una bella scelta. È stato un bel periodo. Direi, cosa dici? E poi diciamo che appunto hai trapiantato un po' dalle tue origini, no? Essendo brasiliano, nato a sì, San Paolo, tu hai anche abbinato samba un po' ricordando quando l'arcobaleno arriva, quell'album. Sì, è vero. Che forse è il più poco conosciuto, però se lo vai ad ascoltare è un album molto carico, molto colorato. Sì, ha un sacco di buone idee, secondo me, ha dei pezzi. Lì volevo scrivere delle canzoni latine, abbandonando un po' al rock, però poi ho capito che il pubblico mi voleva tanto, va a morire rock and roll robot e io mi sono considerato fortunato nell'avere almeno due canzoni che il pubblico ricorda, che viene ancora 20 anni dopo, 30 anni dopo, a ascoltare le mie canzoni, a vedere un po' il mio spettacolo, le mie parole, eccetera. E quindi diciamo che il mio mainstream, la mia parte più importante, devo essere
onesto col pubblico che mi ha dato di più. Il pubblico, Dance with the Rock and Roll Robot mi hanno dato una montagna di roba, l'inizio, gli altri, diciamo all'inizio, canzoni brasiliane, capito? Dopo Tanzo Molina non potevo fare un pezzo come Pino Daniele. Quando Tanzo Molina era in classifica, ho comprato la casa, mia figlia, però... la copertina su Sorrisi e Canzoni, eccetera, facevo tanti concerti in quel periodo lì, è stato un periodo di botta, no? Un periodo di successo, devi capitalizzare e comprare la casa. Un momento. Oppure reinvestire su uno spettacolo dopo. Quello io non l'ho fatto, avrei dovuto cominciare a spendere 10, 15, 20, 30 milioni, cioè 10.000 euro, 50.000 euro di allora, 100.000 euro per fare una tournée. Tu fai la tournée, affitti Palasport prima che vengano a perdere i biglietti. Per cui tu devi anticipare 10 Palasport, sono 5.000 euro di Palasport minimo, fai 50.000 euro, 50.000 di pubblicità. Tu prima di cominciare una tournée di 10 date hai già messo sul tavolo 100.000 euro, cioè una casetta al mare. Ecco, io quello non ho avuto il coraggio di farlo, anche perché avevo un bambino, la bambina. Poi io sono un po' infantile, sono una personalità un po' Peter Panesca, un po' narcisista. Non ho avuto ho litigato col manager per ragioni musicali, che i manager non capivano un cazzo. Poi i manager stanno dove c'è tanti soldi. A un certo punto hanno capito che io creavo problemi e si sono allontanati, mi hanno lasciato tutti da solo. E da solo sono rimasto, come ancora una volta ho rimasto solo, come la facendo riferimento ho rimasto solo, ho rimasto. Vedi, la musica è un... E da solo resta, e un po' è stata la mia condanna, vuoi fare tutto da solo? Allora dai, da solo, e sono rimasto abbandonato, da solo. Volevi fare tutto tu? Arrangiati. E avrei dovuto mettere fuori 100.000 euro, figurati. Vai, ma noi ti vogliamo così, da solo. E cosa volevo dire? Cioè, grande successo, determinato. Alberto Camerini, al giorno d'oggi, nell'odierno, che cosa ascolta? Cosa ascolta? Beh, sei un grande produttore, ti conosciamo. Questa settimana ho ascoltato il Carnevale di Rio, quindi tutti di Scuola di Samba in Redo, il Carnevale di Rio, ha vinto Unidos da Tijuca, voglio avvisare tutti che ha vinto con il Redo su Ayrton Senna. Ha vinto la Scuola Unito da Tijuca per la terza volta di fila, tricampione del Rio di Janeiro. Poi ho ascoltato tutti i provini che ho fatto, perché sto rifacendo i provini, ho fatto una tastiera nuova, allora le canzoni, prima li fa, tanto sono tre accordi, cioè da conosco già, no? Allora ascolto una canzone fatta nell'83, ho ascoltato proprio quella di Corso Sempione. E tac, faccio la tastiera, faccio la strofa, suono, batteria, faccio la cassa, la rullante, poi faccio la tastiera, il basso, poi ci metto la melodia col piano, poi A, poi B, poi C, poi D, poi lo passo sul computer, insomma, e ho la canzone arrangiata con due suoni diversi, un po' di la stessa canzone, e sono rimasto ad ascoltare proprio le mie cose vecchie, antiche, questa settimana, se no ascolto di tutto, musica italiana, Rihanna, ascolto la classifica americana, clicco, faccio così, UK Top 50, UK Top 50 February 2014 e viene fuori la classifica inglese con 50 pezzi con 20 secondi per ogni pezzo. E allora ascolto e vedo cosa va in Inghilterra, fermo il pezzo che mi piace, apro un'altra pagina di YouTube, clicchiamo quel pezzo lì. A volte i pezzi che sono in classifica però non puoi più scaricarli, li bevo. Beh, lo ascolto in fondo, ma ormai sì, ormai ingozzare l'hard disk del computer con canzoni che sono sempre lì, sono sempre lì, tu clicchi sul mondo di appunto, perché c'è tutto, ma è inutile scaricarlo sul tuo computer, basta poterlo ascoltare. Bravo. Ascolto di tutto, ascolto tutto, tantissimo, musica brasiliana, musica jazz, musica rock, Rolling Stones, Bon Jovi, musica classica, Benedetto Marcello. Ho ascoltato Carlos Gomes, un musicista brasiliano del 1875 che ha scritto il Guarani, che è stato rappresentato alla Scala di Milano, pensa, cioè un musicista brasiliano che è poco conosciuto, stile ottocentesco, stile post-verdiano, parte l'opera 1860 di Carlos Gomes, e ascolto anche Alisa, mi è piaciuto il pezzo. All'inizio mi stava antipatico, ho detto, ma cazzo, questa è una raccomandata di ferro. Un pezzo molto migliore. Perché sempre Alisa. Poi il pezzo di Pagani, poi ho ascoltato il pezzo senza sapere che era di Alisa, ho detto, bella questa canzone. Ma cos'è Alisa? Ah, bello sto pezzo. E secondo me il pezzo che mi osserveremo poi è un
penso che meritava. Sì, anch'io sono... Sconto di tutto. Adesso c'è... Come la mettiamo? Che... Voglio ascoltare adesso Colombo, marito di Antonella Ruggero. Marito Colombo. Antonella Ruggero, presente, Mattia Bazzara. Sì, canta con la PFM. Ah, è una notizia che mi ha dato lui. La settimana scorsa, due settimane fa a Milano ha suonato, siccome Roberto suonava la PFM, era il tastierista della PFM, prima di produrre il mio disco era tastierista della Perform, e adesso ha fatto una cosa con la PFM e con sua moglie, che era la Mattia Ruggero, l'Antonella Ruggero. Una voce fantastica. Voce fantastica, una tecnica incredibile. Sarebbe bello sentire la PFM con una voce femminile, con pezzi nuovi. FM, Legame, Bernardo Lanzetti. Lanzetti no, è sfortunato, è andato via subito. E stava qui anche. Però è rimasto lì, non ha beccato il hit di successo. La canzone, una voce incredibile. Una voce meravigliosa, un grande artista, e la sua condanna è stata andato via dalla PFM. Condannato. Beh, vai. Perché la PFM praticamente sono senatori amatissimi, rispettatissimi da tutti, e lui insomma, è andato via dal PFM per fare carriera solista. Quando un gruppo è così grande, quelli che vanno via fanno la brutta fine. Guarda Fogli, che è andato via dai Pooh, non ci ha guadagnato, anche se ha vinto Sanremo. Però digitando anche a livello, se andiamo, accantoniamo un attimo il discorso musicale, che però c'è sempre questo legame, l'Arlecchino italiano, basta digitarlo sul web e spunta Alberto. Quindi noi possiamo essere fieri di essere italiani ed avere il nostro Arlecchino italiano, questa costume che hai improntato molte volte in teatro. L'Arlecchino è un attore italiano, comunque è del carnevale. Sì, anch'io sono molto contento di Arlecchino, di questo Bergamasco. Mantovano. Anzi, a dire la verità, la storia di Arlecchino è molto lunga. Arlecchino è una maschera medievale, del teatro medievale, il diavolo con la maschera nera, quindi era quello che fa le cose sbagliate per far ridere, era la parte comica. Poi un attore italiano, Tristano Martinelli, l'ha recitato a Parigi, è diventato buffone del re, e quindi ha avuto un successo enorme, perché il re di Francia ha sposato una toscana, Caterina de' Medici, poi Maria de' Medici, quindi due regine fiorentine, che erano banchieri, cioè il re di Francia aveva bisogno di soldi, doveva dei soldi ai banchieri medici, e ha sposato una Medici per ripagare il suo debito economico con i Medici, e c'è questa abitudine che a Milano, i milanesi e i toscani si odiavano. Allora i buffoni della corte di Milano nel 1300 erano tutti toscani, cioè loro ridevano su questi toscani sgorbi, buffoni. Addirittura Bernabò Visconti li costringeva a fare dei duelli mortali fra di loro, che poi li perdonava, ma questi buffoni proprio... E analogamente in Toscana i buffoni erano milanesi, per cui lombardi, cioè Ducato di Viscontei, il Ducato di Milano. Allora, quando questa regina francese, toscana, è andata in Francia, ha portato il suo Arlecchino, il buffone della sua corte. Essendo una corte fiorentina, il buffone... Però è un discorso, Caterina de' Medici, Tristano Martinelli è entrato alla corte di Francia ed è diventato famoso in tutto il mondo perché Caterina de' Medici l'aveva portato, lui la chiamava la Catina, la gallina, la regina delle galline, la gallina, si prendeva delle libertà terribili con Caterina de' Medici. Ma no, ma è che non questo. E allora a quel punto lì è come dire chi ha vinto l'Oscar a New York, tutti lo copiano in tutto il mondo. Allora era Parigi la capitale culturale del mondo, basta che una cosa avesse successo a Parigi che tutti la copiavano in tutta Europa. Allora spuntavano decine di migliaia di piccoli arlecchini che prendevano riferimento un po' alle vecchie tradizioni di strada dei comici italiani e un po' a questo esempio francese di questo arlecchino italiano, Tristano Martinelli, in Francia. E lì è diventato talmente famoso, talmente un pagliaccio di palazzo, cioè talmente lontano dalla strada, dal sottoproletariato, dal buffone, niente di tutto ciò, era un fiorellino, cioè era un benignetto, cioè era un famosissimo attore che piaceva al re di Francia. Da lì è nata la sua grande, enorme diffusione di quella maschera con tutti i colori, Nimus Centunculus, piuttosto che... Lui è affascinato. Sì, perché sono brasiliano, carnevale, paese del grande carnevale.
anche perché poi io potevo interpretare Arlecchino e non potevo interpretare Casanova. Casanova è alto, era alto di 90, Antonio, o Romeo, o mettermi a fare Ricciangiro, Riccardo Scamarcio. Cioè non avevo physique du role, il mio physique du role era quello dell'Arlecchino, cioè magrolino, piccolino, la spalla comica. E quindi questa è stata la storia. Poi ho continuato a studiare Arlecchino, ho trovato tutto quello che tutti i libri dove c'era Arlecchino. Sì, poi l'hai scenato in teatro in varie situazioni. Sì, poi ho anche l'ho portato in scena con il costume del Settecento, uno spettacolo un po' sbilanciato. Anche al Teatro Gobbi. Sì, due ore e mezza da solo. Ha un legame. No, il Teatro Gobbi l'ho fatto Arlecchino, ho fatto Cyberclown. Cyberclown, sì. Che è un Arlecchino robotico, moderno, un Arlecchino che ha i problemi della memoria del suo computer, una roba molto sull'informatica, sull'identità informatica. E questo è Cyberclown che ho fatto al Teatro Gobbi. L'altro si chiama Il Buffo alla Moda, l'ho fatto 4 volte, ma è molto difficile perché il pubblico dopo 10 minuti dice: quando canti rock and roll qualsiasi cosa faccio io devo rispettare. La prima volta. Sì, perché il teatro sì. Un monologo di 2 ore e mezza è lunghissimo. Beh, in effetti io te lo griderei anche io, no? Io ti sono a teatro, no? Roberto, vai. Beh, il teatro richiede. No, mi metto nei panni del musicologo, no? Dell'ascoltatore di musica, sì, in effetti, un camerino. Allora, quindi stasera cosa ci farei ascoltare? Anche in una versione acustica, forse 2 pezzi, vero? Sì, mi farò ascoltare alcuni brani dei miei esordi musicali, alcune canzoni alle quali sono affezionato e dopo i successi più conosciuti. La parte di me è più pubblica, alla quale sono più riconoscente, anche perché è innegabile. Questo il legame che mi nega, innegabile il legame che mi lega, mamma mia. Il legame che mi unisce, legami, non dire la parola perché è pericoloso. Il legame che mi unisce al pubblico che tutto sommato si prende la briga di andare a vedere i concerti. Niente. Perfetto. A loro che dedico in primis tutto. Nicola, vuoi chiedere qualcosa? No, cioè, l'unica mia richiesta è se una parte di queste cose che hai detto a noi le trasferisci anche sul palco, perché noi abbiamo creato tutto questo per una forma di cultura, e noi interessa soprattutto questo, quindi insomma, sì, lo spiego abbastanza. Non faccio Arlecchino, ma lo racconto. No, sì, insomma, lo racconto. Qualche farlo è un impegno e poi dopo, certo, non so se lo vuole. Grazie per la chiacchierata. Facciamo una foto ricordo. Una foto ricordo, certamente, e poi ci